buono, facile e veloce. Per preparare la crema di funghi champignon, in una padella facciamo fondere il burro oppure dell'olio extravergine d'oliva per una crema più leggera. Aggiungiamo gli champignon puliti, affettati e ben asciutti e li facciamo saltare a fuoco vivo affinché perdano la loro acqua di vegetazione. Adesso vedrete che appassiranno e si ridurranno di volume. Guardate qui, sono già diventati giusto la metà. Ecco qui, erano ben asciutti per cui non hanno cacciato via molta acqua. Adesso li vado a salare leggermente, pepare, un'altra mescolata, aggiungo un po' di vino bianco, vado a sfumare. A questo punto il vino è evaporato e andiamo ad aggiungere un bicchiere d'acqua e li lasciamo cuocere per circa una decina di minuti. I funghi sono pronti, per cui adesso dobbiamo frullarli in una ciotola verso i funghi e un po' del loro brodino, chiamiamolo così. A questa salsina voglio dare anche una nota agrumata, quindi grattugio un po' di scorzetta di limone e anche qualche goccia di succo di limone. Adesso col frullatore ad immersione o se preferite con un frullatore comune andiamo a creare la cremina. Per ottenere una consistenza cremosa ovviamente vi regolerete aggiungendo se necessario un po' del brodino dei funghi. Quindi rimettiamo il composto nella casseruola a fuoco bassissimo e andiamo ad aggiungere 2 tuorli d'uovo. Uno spruzzo di salsa tabasco. Ecco qui, la nostra crema di funghi è pronta. Assaggiamo per regolare di sale e se necessario ne aggiungiamo un pizzico. È ottima da spalmare su crostini o per accompagnare le carni. Per preparare la crema di funghi champignon abbiamo utilizzato 200 g di funghi champignon, 25 g di burro oppure olio extravergine d'oliva, mezzo bicchiere di vino bianco secco, un bicchiere d'acqua, 2 tuorli, la scorzetta di un limone e qualche goccia del suo succo, tabasco quanto basta, sale e pepe.